È stata chiusa ieri sera una corsia del lungo Lario Trento per bonificare uno sversamento di acque nere. Rallentamenti e disagi per gli automobilisti comaschi. Rallentamenti alla viabilità cittadina nel primo giorno di lavori sul lungo lago per un intervento alla rete fognaria. Si tratta di lavori urgenti, come li ha definiti Palazzo Cernezzi. I tecnici del comune di Como hanno deciso di chiudere la corsia del lungo Lario Trento, adiacente al marciapiede lato lago, per consentire a Como Depur di intervenire e riparare la perdita. La carreggiata è stata quindi ristretta ad una sola corsia per le auto, mentre è stata mantenuta quella preferenziale per gli autobus. Inevitabili le ripercussioni sul transito veicolare tra Piazza Cavour e Viale Cavallotti. L'ufficio tecnico ha effettuato le verifiche necessarie sulla rete fognaria, riscontrando la rottura del collettore principale, che determina il travaso di liquami nell'adiacente tombinatura. Di concerto con Como Depur, che si farà carico dei lavori, è stato deciso di intervenire con urgenza, considerando la necessità di bloccare lo sversamento il prima possibile, beneficiando del livello del lago basso. Al momento non è possibile stimare la durata complessiva dell'intervento, la cui entità si può ipotizzare in una settimana. Si lavorerà anche di sabato, mentre le condizioni di sicurezza non consentono in questo caso di intervenire in notturna.